Terrazza Rooftop, passiamo a Posillipo. Grandi novità in arrivo, ne parliamo con Roberto Bianco. E allora Roberto, partiamo proprio da questa grande novità. Che cosa avverrà a maggio? A maggio apriremo la nostra terrazza, la seconda terrazza, una parte del locale che non abbiamo mai voluto sviluppare. Da quest'anno partirà il nostro Sky Lounge, che sarà il primo Sunset Bar. Abbiamo la fortuna di stare nel versante dove tramonta il sole e da quest'anno vogliamo far sì che anche un turista che viene a Napoli può godere del nostro favoloso tramonto. Perfetto, invece qui su continuiamo con un fantastico Giro d'Italia, siamo alla quinta tappa, ma tu hai bruciato i tempi, insomma, perché fra una quindicina di giorni il Giro passerà per Napoli, invece stasera già lo facciamo passare qui. Noi cerchiamo sempre di anticipare i tempi e questa sera andiamo in Lazio. Una regione a me molto cara, una regione dove dai sapori molto intensi, strutturata con materie semplici, e da qui partiremo per questa nuova avventura nel Lazio, che poi sarà sempre legata anche giù con il nostro Sky Lounge, dove avremo anche lì alcune pietanze che faranno parte di questo menù. Io approfitterei poi di questo splendido panorama, visto che per venirmi a godere dei momenti spettacolari della festa a Scudetto, probabilmente dall'alto si gode di più. Sì, sicuramente ne vedremo delle belle, da questo panorama vedremo la città in festa sicuramente. Serata dedicata ai sapori del Lazio, siamo con lo chef Davide Cannavale, e allora raccontaci questo menù. Buonasera. Allora, oggi inizieremo il nostro passaggio in Lazio con un carciofo arrostito con una vinaigretta alla romana. Proseguiremo con un altro antipasto che è la polpetta di bollito romano accompagnata da una salsa gricia. Poi come primi avremo un plin ripieno d'abbacchio alla carbonara. Poi abbiamo una cacio e pepe con tartufo in abbinamento. Come secondi avremo come da riserva le nostre carni alla brace. E poi come dessert avremo un tiramisù con una sablé salata e la classica guantiera napoletana. Allora, abbiamo scelto questi piatti della cucina romana, abbiamo scelto diciamo i piatti clou. Della cucina romana e li abbiamo riportati qui a Napoli in una chiave moderna e vogliamo che diciamo i piatti della cucina romana vengano serviti qui con una piccola influenza napoletana, dai.